si intitola Ed Faustin, è un rimando un po' a un libro celeberrimo di Seligman, e è un libro particolare, diciamo forse meno meditato rispetto al lavoro di Marco o rispetto ai lavori che di solito presenta Luca, che hanno una portata molto processuale. Questo forse ha un atteggiamento più relazionale. Alessandro ha fotografato infatti i giovani che passano in quel passaggio, diciamo, topico in cui si va dall'adolescenza all'età adulta, quindi è il classico rito di fine anno della terza media dove c'è il party finale e dove questi ragazzi sono finalmente senza genitori, possono comunque in qualche maniera mettere in campo quasi per una prima volta, diciamo, una loro indipendenza. Alessandro li ha fotografati in maniera molto disinvolta, non mettendoli in posa come fanno tanti fotografi anche contemporanei che si occupano di fotografare gli adolescenti, li mettono in posa perché magari poi questi di fronte all'obiettivo assumono determinati atteggiamenti, quindi questi artisti riflettono sia sul dispositivo, sullo strumento fotografico, che sull'atteggiamento che può essere indotto, no, da questo strumento nei confronti di chi si trova davanti all'obiettivo. E ritorno a Bell'Uomo perché anche un lavoro che abbiamo visto ieri in qualche maniera era riconducibile a questo tipo di prassi. In realtà Alessandra fa un discorso diverso, a lei gli interessa forse una componente più vitalistica, quindi sono degli snapshots, non sono appunto, sono colti nel mentre con il flash, non hanno spesso, non sempre, quasi mai, diciamo la maggior parte delle immagini perlomeno sono di gente che non si sta atteggiando o comunque non si atteggia per lo strumento fotografico, quindi sono rilevati e ripresi nell'atto di questo diciamo rito di iniziazione, chiamiamolo così. E che altro aggiungere? Il testo in questo caso è mio, per cui ho un po' di punti rispetto al libro di Marco, però ecco, vorrei lasciare la parola a Alessandro, magari ci racconta meglio questa esperienza che ha fatto. Poi tu hai continuato, è stato ora fatto anche dei bambini nelle scuole. Sempre. No, ma questo è un progetto che ha iniziato, questo Parti in Terza è un evento che si tiene a Ravenna alla fine delle scuole medie, tutti i ragazzi di tutte le scuole però di terza media, quindi hanno tutti la stessa età, sono proprio allo stesso livello tutti, possono partecipare a questa festa che è una sorta di discoteca eccetera, per cui io seguo questo evento dal 2012, quindi sono sempre andata, ho un archivio molto molto grande di questo evento. Mi piace perché prima di tutto è un momento euforico, cioè quello che si sente, si respira lì dentro è un'euforia indescrivibile, fortissima, che si collega dal punto di vista visivo, ho tantissimi soggetti per me, ho tantissimi visi, volti da fotografare, e si ricollega a una mia passione fotografica per i classici della fotografia dei giovani, degli adolescenti. Sono fotografi americani come Larry Clark, Bruce Davidson, Diane Arbus, sono moltissimi i miei riferimenti, e quello che faccio lì dentro è cerco di non farmi vedere. È vero che ho un flash, è vero che è difficile non farsi notare, però quello che mi interessa è che loro non mi vedano e che io possa spiarli in un certo senso, non mi vergogno a dirlo, è veramente un modo di cogliere delle cose che non esisterebbero se non le facessi, o comunque vedere, questa è una citazione, ma vedere che cosa succede, appunto. Per cui mi muovo e osservo. E, allora, ho moltissimo materiale, per me l'idea di fare un libro era quella di raccogliere il lavoro, cioè, ho l'ossessione dell'archivio perché l'archivio aumenta, non so più dove mettere le cose, però è importante, per me è importante raccogliere il lavoro, quindi un libro è ideale, mi fa star bene, ok, quello l'ho fatto e quello l'ho messo lì. In più la cosa molto interessante del libro è che ci riporta a contatto col nostro lavoro e ci impone una scelta. Io non ho 1000 pagine per fare un libro, ho 58 pagine e in quelle pagine devo riuscire a concentrare quello che volevo dire, quello che voglio raccontare o quello che mi interessa fissare in un certo senso. E per questo per me è un'esperienza importante e anche importantissimo, io trovo che ad ogni libro si facciano degli errori.
ed è la cosa più importante, nel senso che si impara sempre moltissimo facendo un libro, si riscopre il proprio lavoro, si riscopre l'importanza delle sequenze, del modo in cui dobbiamo arrivare a raccontare qualche cosa, e mi capita, e ogni volta è un parto, diciamo, è un lavoro veramente interessante, no? Perché è un processo, è anche, spesso anche può essere lungo, e arrivi alla conclusione, il libro lì è fatto, gli errori che hai fatto non li puoi rimediare, però la prossima, questo penso io, la prossima volta potrò fare meglio, no? E, con molta umiltà, sinceramente, trovo sia una il libro è una cosa importante, rimane, si vede, e per me la cosa più bella è imparare dagli errori che si fanno. Se penso. Aggiungo una cosa al volo, vuoi? Sì, sì, no. Ma sì, solo quest'ultima cosa che hai detto mi rimanda un po' a un episodio noto, no? Carlo Scarpa, quando faceva esercitare gli studenti al corso di architettura, faceva utilizzare le matite grasse, perché le matite grasse, quando uno fa un progetto e poi fa un errore, lo cancella ma rimane comunque. E attraverso questa pratica uno poteva vedere nella realizzazione di un processo anche gli errori fatti, quindi c'era questo processo nel creare un edificio e nel ragionare sul lavoro, dove anche gli step in cui erano appunto comparsi degli errori rimanevano comunque sotto traccia. E l'altra cosa interessante è che tu dicevi, hai citato le ritratte, eccetera, in questo caso però, contrariamente a un certo tipo di fotografia tra virgolette intimista che si è rivolta agli adolescenti, però non c'è la ricerca del borderline, non c'è la ricerca, no, dell'eclatante, questa è una cosa molto più, diciamo. È un po' un altro genere fotografico che mi ha sempre molto appassionato, è la fotografia dei paparazzi, quelli storici, quelli veramente bravi, e qui ripercorro un po', uso un po' quel mezzo, e un po' le persone che fotografo tendo un pochino anche a guardarle come fossero dei personaggi, non persone comuni, ma un po' come dei personaggi, perché io me ne innamoro veramente, cioè lo faccio perché li trovo belli, e quindi il mio atteggiamento è come di aver tutte le volte scoperto qualcosa o qualcuno di importante, no? Che sono ragazzini, i 13 anni sono importanti, in un momento della vita molto complesso, dicevo di questa euforia, che è l'euforia di lasciarsi alle spalle famiglia, genitori e cose, partire verso l'ignoto, che è anche un momento pieno di paure, no? Paure e follia, cioè e voglia di fare. E questo mi interessa molto, e poi anche c'è un'altra cosa, un aspetto estetico di quell'età lì, che hanno un aspetto veramente bizzarro, nel senso che alcuni sono ancora molto bambini, altri sono uomini e altri sono in trasformazione, per cui hanno proprio i lineamenti, i tratti somatici strani, sono degli esseri un po' strani, così li vedo, e quindi per me è veramente un'attrazione estetica veramente importante. Questo è un tipo di lavoro che faccio così perché il luogo mi consente praticamente solo quello, nel senso che è buio, per cui devo per forza lavorare con una macchina digitale che mi consenta di lavorare rapidamente, che mi consenta una qualità sufficiente. Poi il discorso che faceva lui degli adolescenti messi in posa è anche molto interessante, ma è un altro lavoro. Questo è un progetto a sé. A Roberto è piaciuto, sono stata molto contenta di chiuderlo in un libro. Mi piacerebbe farne anche una seconda parte, visto che ho molto materiale, anche diverso. E anche qui c'è un po' di close-up, quello che dicevamo, no? Dell'avvicinamento al soggetto, che è una pratica che invece a me ha sempre interessato molto al di fuori della contemporaneità della cosa, insomma, mi ha sempre... Sì, mi tendo ad avvicinarmi. Ma soprattutto con il flash, perché quello sfondo diventa una macchia nera. Esattamente, ma in generale tendo ad avvicinarmi anche quando uso la pellicola, comunque faccio un altro tipo di lavoro. A me interessa l'intimità, diciamo, in un certo senso. Passiamo a Luca, magari vuole aggiungere qualcosa. Sì, no, volevo dire, a proposito del libro, appunto questo vedere il libro come un momento per chiudere è una cosa molto, molto interessante, fra l'altro il 60% di loro
un libro l'hanno fatto, l'abbiamo anche fatto insieme, e quindi ho visto nei loro occhi le difficoltà appena avute nel chiudere il progetto, perché effettivamente sembra banale, ma poi non lo è quando ti trovi lì a farlo su tanto materiale, decidere quello che è giusto, è quello che verrà visto, è quello che verrà, che rimarrà, ecco, in maniera indelebile nella pubblicazione, appunto, non è una cosa semplice, ci sono vari ripensamenti, insomma, è un processo anche molto, molto personale, molto interiore, ecco, di combattimento con se stessi nel dover scegliere tra tanti figli quelli che poi devono essere considerati quelli buoni, ecco. L'altra cosa invece, è, se ho capito bene, è appunto la scelta di monitorare una situazione, questa che tu hai documentato in questo libro, ma che continui a fare, insomma, che è una situazione molto vicina geograficamente, cioè ce l'hai sotto casa, diciamo. Anche questo aspetto è una cosa che non è mai passata di moda, ma credo che stia ritornando molto e che sia interessante proprio farlo. E che sia interessante farlo come modo di non andare a cercare a tutti i costi un estetico, un esotismo, e vedere la fotografia anche come una dimensione necessariamente del viaggio, ma semplicemente guardare quello che abbiamo intorno a noi ed elevarlo, questo qualcosa, e farlo diventare un caso, farlo diventare anche una specificità non solo personale, ma come dire, cittadina, provinciale, regionale, nazionale. Ecco, questa cosa, più volte abbiamo discusso su questa tematica, anche ieri sera parzialmente abbiamo toccato il discorso, è importante proprio noi come autori, come interlocutori italiani, riuscire a fare quello a discapito di quello che invece fanno altri, che casomai sì, guardano il locale, ma cercando nel locale qualcosa che invece ha delle suggestioni che sono più internazionali a tutti i costi, o che vanno a toccare delle estetiche che casomai non ci appartengono. Ecco, anche avere l'orgoglio di dire questa cosa ce l'ho io, vivo Ravenna e lo posso osservare anno dopo anno, e lo posso raccontare a qualcuno che casomai per noi può essere anche normale, ma basta spostarci geograficamente, quella cosa si carica anche di un significato differente. Credo che sia una modalità molto, molto, molto interessante. E ho soltanto un dubbio rispetto a quello che dicevi prima dei tuoi maestri, diciamo, per esempio Larry Clark, ma credo anche Nan Goldin o altri autori come questi. Mentre questi autori comunque creavano l'immagine anche da questo feedback, nel senso che loro fotografavano, erano parte di quella situazione, e soprattutto le persone fotografate sapevano di essere fotografate. Nel tuo caso invece c'è, come dire, un atteggiamento più da voyeur, diciamo, tu sei nascosta e quindi è uno sguardo univoco, non ritorna indietro, ecco, attraverso l'atteggiamento del soggetto. Questo è vero, ovviamente a volte si accorgono che mi sto fotografando, quindi c'è uno scambio, oppure si mettono in posa, e la classica posa che è divertente, però ma mi dà un po' fastidio, per cui cerco di svicolare. Sì, è così, in questo caso specifico è così. Come dicevo, mi piacciono molto le vecchie fotografie dei paparazzi, perché quel modo di sorprendere, infatti. Cioè, io il mio libro l'ho intitolato At 14, facendo un omaggio a questo libro bellissimo di Sally Mann che si chiama At 12, dove sono solo ragazze fotografate all'età di 12 anni, e lì dentro c'è una fotografia che mi è sempre piaciuta moltissimo, ce l'ho qua, poi magari ve la faccio vedere, di una ragazza con la bocca aperta. Quello è un atteggiamento classico della fotografia rubata, e questo lo dico semplicemente perché è una cosa che ho e non so da dove venga, semplicemente sono... Ed è questo quello che cerco, è un momento di cortocircuito in un certo senso, no? E quello mi piace cogliere, un po' lo spaesamento, la fotografia che arriva lì ma non era prevista, non so come dire. E, non lo so, è una... in questo caso specifico mi piace molto lavorare così, credo che risultino degli atteggiamenti, delle situazioni che
ripeto e cito Diane Arbus perché mi piace molto, l'ho molto letta e studiata, è una fotografia che se non l'avessi fatta, una situazione che se non l'avessi fotografata non sarebbe esistita, che è molto una cosa che mi piace molto, nella quale mi riconosco. E c'è anche un lato meno tragico di alcuni fotografi che abbiamo citato, come Nan Goldin, come io ho molto amato anche il cinema di Coppola, a una certa età ero ossessionata, proprio Rumble Fish, I ragazzi alla 56esima strada, quella anche è un'estetica americana di un certo tipo, no? Rivolta proprio all'adolescenza. E tutte queste cose sono tutte informazioni che sono rimaste in me e che con questo evento che si tiene a Ravenna io posso mettere in atto, mi posso veramente divertire perché ho un materiale visivo enorme. Credo che fra, spero, 20 o 30 anni forse sarà interessante, più interessante perché sarà un po' un quadro del nostro tempo. Aggiungo una cosa, quello che dicevi della specificità di Ravenna, avere no, il luogo, è vero fino a un certo punto, perché noto una grande omologazione. Anche se Ravenna è una città piccola fino a 10 anni, i ravennati li potevi riconoscere, adesso un party a Ravenna è come un party a Milano, in un certo senso, perché è cambiata moltissimo la società e si è anche molto omologata. Quindi modi, atteggiamenti, capelli, perché è quello che vedo, no? La superficie ovviamente, è molto, molto simile ovunque. C'è il tempo che rimane, questo tempo, secondo me, e questo forse fra un po' di anni può essere utile, no? Come documento, questo è. Bene, magari vi lascio la parola, se vuoi aggiungere qualcosa, Luca? Lascio la parola se avete delle domande. Aggiungo solamente che stiamo lavorando poi anche con Marco e Alessandra un libro proprio sul ritratto fotografico, perché è un genere spesso un po' trascurato, insomma, e da qualche mese, quasi da un anno, stiamo mettendo insieme diversi autori, siamo arrivati quasi a una ventina, e dove sono tutti autori che fanno dei ritratti di persone con cui convivono in qualche maniera. Non sono i turisti che vanno a fotografare l'esotico a cui cenava Luca, non sono i reporter che vanno a cercare la cronaca nera o la cronaca rosa, ma sono tutte situazioni, diciamo, che in qualche maniera coinvolgono direttamente gli autori, e sono tutti autori italiani di diverse regioni, per cui è vero per certi versi che esce questa omologazione a prescindere dalla latitudine, ma è vero che in altri casi, soprattutto nel sud, permane in alcuni ambienti anche una certa caratteristica locale, e qui sarà bello vedere comunque questi diversi autori come si sono relazionati con questo genere classico, rapportandolo appunto ai nostri giorni. Vabbè, un anticipo, uscirà dopo l'estate il libro, prenotatelo. Adesso diteci pure se avete qualche perplessità, qualche curiosità, volete fare delle domande agli autori, sono qua, quindi partecipiamo volentieri. Beh, ottima la scelta di parlare di questi due libri, no? Che hanno subito una diversità apparente: in uno sono le persone, in un altro invece solo oggetti, vedute, situazioni. Allora, mi sembrano entrambi che abbiano una forza estetica, che anche dal punto di vista grafico sono molto belli, ben curati. Ecco, però mi sembra di cogliere una cosa: se non avete citato dei fotografi che hanno svelato tra le pieghe dei soggetti, insomma, delle situazioni che hanno fotografato, un po' anche i vizi e le virtù della società. Chiedo questo, cioè, se ci capita di incontrare delle scene che forse ci scuotono, ecco, allora riusciamo a metterle in un'immagine, soprattutto riusciamo a metterle in un libro, cioè la nostra editoria in questo momento forse è un po' troppo controllata da un certo punto di vista, cioè certi aspetti non possono essere svelati, insomma, spero che non sia una domanda stupida. Grazie. Non ho capito bene cosa intendi con questi aspetti, cioè la violenza tra i giovani, queste cose, vuol dire, che non vengono svelate. No, nel senso,
Mi sembrano questi ragazzi, no, che tu hai raccontato, affascinanti, anche sensuali, no? Però ecco, sembrano tutti un po' degli angeli. Ecco. Sono piccoli, allora, questi, non sono, sono un po' più piccoli. Hanno 13 anni. No, mi chiedo se abbiano insomma, questi ragazzi che tu incontri, anche degli atteggiamenti che noi vediamo nella cronaca di tutti i giorni, cioè in quella situazione. Oppure queste cose non interessano perché tu hai un... No, mi interessano. No, scusami. Allora, la situazione lì è molto controllata perché sono appunto una festa organizzata dal comune, dalle scuole, per cui non possono, più di tanto non possono fare, magari c'è quello che si fuma una canna o che alcol non ce n'è, per cui si vedono in, come si dice, dei potenziali elementi che probabilmente prenderanno una strada forse poco bella. Ho anche delle fotografie più forti di queste, eccetera, ma non, in questo caso qui non lo so, non è una ricerca che ho perseguito, ecco, quello sarebbe un tipo di ricerca da fare, ma fuori per le strade, cioè che si va a cercare ambiti diversi, cioè è un, ma si può fare. Ma non credo neanche che sia un tema così trascurato, alla fine no, gli autori dei giornali ci hanno cambiato anche forse troppo, addirittura, forse è diventato un po' banalotto, insomma. Non si sente niente. Scusate, dicevo che il tema di cui accennavi tu, forse il tema è stato anche troppo fluito ultimamente, troppo indagato, è diventato anche un po' banalotto, quindi forse bisogna un attimino far calmare la situazione e aspettare magari che si trasformi sotto altre forme, perché quelle contemporanee più o meno sono state indagate da tanti autori.